Sono stato torturato per 20 giorni. Volevano che rinnegassi la mia fede cristiana, ma non l'ho fatto. Sono cresciuto cercando Dio. Non sono sempre stato un cristiano. Ho conosciuto Gesù da un mio vicino che aveva condiviso la Bibbia con me. Nel mio paese, in Medio Oriente, è pericoloso essere un cristiano. Ma dopo aver scoperto il Vangelo, non potevo rinunciarvi. Non so come, ma le autorità vennero a sapere che ero diventato cristiano e fui arrestato. Mi torturarono nella speranza che voltassi le spalle a Gesù, ma Dio mi protesse dal dolore e sentii in me una pace mai provata prima. Sapevo che alla fine mi avrebbero ucciso, quindi riuscii a scappare e fuggii dal paese con la mia famiglia. Ora viviamo in un altro paese a causa dei disordini in atto nel nostro. Le esperienze vissute mi hanno portato a dedicarmi all'opera di Dio. Ora lavoro come pioniere di missione globale e cerco di formare un nuovo gruppo di credenti nella mia città. Ogni fine settimana ci incontriamo per studiare la Bibbia e stare insieme. A volte, quando siamo troppi per entrare tutti in casa mia, andiamo in un parco. Condividiamo sempre un pasto insieme. La maggior parte delle persone che vengono sono rifugiati come me. Questo ci accomuna e quindi possiamo capire che cosa si prova ad essere in un nuovo paese. Abbiamo così stretto buone amicizie gli uni con gli altri. Durante la settimana insegno la Bibbia a casa mia tutti i giorni. A volte studio la parola con persone del mio paese di origine attraverso una video chat online. Dio benedice la mia opera di pioniere di missione globale e prepara i cuori delle persone ad essere trasformati dalla sua grazia. Il Signore ha risparmiato la mia vita perché aveva un progetto per me. Dovevo condividere il messaggio avventista con le persone che incontro qui. Vi chiedo di pregare per il Medio Oriente. Pregate che il Vangelo sia diffuso in questo territorio problematico. Grazie per il vostro sostegno all'opera dei pionieri di missione globale come me.